Noi questa sera siamo nello spazio del forum FNAC, dove tutte le persone che vedete alle mie spalle stanno aspettando Matteo e Thomas, ovvero gli Zero Assoluto, che nuovamente abbiamo incontrato per voi. Ci hanno parlato di questo loro lavoro discografico, che però dà il titolo anche a un libro. Matteo e Thomas, bentornati a Napoli dopo aver riempito Piazza del Plebiscito. Stasera tutta Napoli si è radunata alla FNAC. Mo, tutta Napoli mi sembra un parolone, però insomma un nutrito gruppo di persone è venuto qui alla FNAC e siamo molto contenti di questo. Per presentare quello che voi avete definito anche l'altra volta un lavoro cross mediale, un libro, un CD sotto una pioggia di parole. Ma queste sono sicuramente parole di Matteo, il lavoro cross mediale, un libro e un CD. Il CD sotto una pioggia di parole è il libro che noi abbiamo anche, diciamo, tradotto in il grande libretto del libro, cioè del CD, del disco, cioè in pratica una spiegazione e in qualche modo cioè un diario che ti va a, diciamo, mettere luce un po' sul disco, cioè la musica tradotta in libro, che è? Niente, mi guardi, non lo so. Cross mediale. Bravo, vedi che risolvevi tutto, risolvevi. L'avete scritto voi, però con voi l'hanno scritto anche tantissimi vostri lettori del blog, vostri fans. Soprattutto l'hanno scritto loro. Noi non abbiamo fatto altro che, insomma, anche con molta pigrizia, non è che abbiamo scritto tantissimo, abbiamo scritto proprio quando sentiamo il bisogno di farlo. Invece loro si sono dati completamente, sono stati straordinari, sono stati onesti, sinceri, diretti, teneri, ma anche, insomma, anche puntigliosi. E ci sembrava carino poi racchiudere, raccogliere, insomma, tutti questi testi in un libro. Abbiamo pubblicato il primo libro di tanti e questa cosa qua ci dà molta gioia, anche perché vediamo proprio, insomma, io sarei stato contento di una cosa del genere. E quindi siamo felici, felicissimi di presentarlo. E poi le emozioni anche di tanti viaggi che avete realizzato, che avete fatto mentre appunto nasceva il disco. Beh, fondamentalmente noi abbiamo raccontato quello che stiamo vivendo, anche per creare un dialogo, visto che ci eravamo andati via dalla radio, avevamo, diciamo, un po' abbandonato il momento, diciamo, di presenza per stare un po' per conto nostro, tornare a casa e riprendere un po' in mano la nostra vita, gli amici, famiglia, casa. Ah, quindi, però lanciavamo, diciamo, dei messaggi, la gente ha recepito e anzi scriveva cose meravigliose, quindi di fronte a questo abbiamo detto facciamo un regalo a tutti, tra l'altro davvero rileggerselo è emozionante. Nel disco c'è anche una canzone proprio dedicata invece a Roma, che parla di Roma, vostra città. Sì, non l'abbiamo scritta noi, l'ha scritta un nostro amico di professione, fa il magistrato alla Corte Costituzionale, che ha il vezzo di scrivere canzoni, più che il vezzo la mania, nel senso che scrive, ne ha scritto una cosa come 150 mai pubblicate, che lui canta ormai da 12 anni in tutti i localini, tra i più carini e i più brutti di Roma, ovunque proprio, appena può suona e canta, quindi qui l'animo vero da musicista. E questa canzone più o meno ha una decina d'anni, noi ormai la cantiamo da tantissimo tempo e ci sembrava bello per noi soprattutto fissarla dentro un disco e quindi tenerla per, come ricordo, per sempre. E secondo me è anche una canzone splendida e quindi insomma sono contento se a qualcuno arriva, cioè in qualche modo. Intanto siete in giro per il tour. Siamo in giro per il tour, diciamo, adesso da poco siamo stati ad Alessandria, tra poco so che saremo a Bibbione, e gironzoleremo tutta l'Italia, tutta l'estate fino a settembre. Non so se Thomas ci sarà tutti i tour, se cioè tutte le date, perché sì, forse no, siamo, vieni alla prossima. Paio di sosia. Vieni alla prossima? Vabbè, vengo. Ok, no, allora ci sarà anche Thomas. Meno male, intanto però appunto qui alla FNAC per firmare anche autografi del, appunto, di quanti vogliono comprare stasera il vostro libro, il vostro CD. E noi siamo contenti, sì, anche quelli che l'hanno già comprato e se lo portano, ma insomma al di là di questo. Anche così, ciao, sì, una certo. Stretta di mano. Anche un saluto. Tu rimani? Per la FNAC? Guarda, adesso? Per un po' sì, poi però non fatemi fare tardi. Okay. Perché... Ma tanto ci saranno Gigi e Ross, quindi male che vai, vi prendo quello che imita Thomas. Esatto. E quindi, esatto. Grazie, ragazzi. Grazie a te. Ciao a tutti.